Bene, passiamo alla nostra cara amica, Angela Maria Tiberi, e così poi lei ci potrà esporre i suoi progetti. Angela, vieni. Intanto Angela, sì. Presento Angela rapidamente. Angela Maria Tiberi, come abbiamo annunciato all'inizio di questo incontro, ha ottenuto il quinto posto assoluto nella classifica finale della sesta edizione del Premio Internazionale di Poesia 8 Milioni, nonché il primo e il secondo posto nella classifica web di questo stesso premio. Poetessa autrice di fama internazionale, impegnata da anni con le attività culturali dell'Accademia di Arte e Cultura di Michelangelo Antisani e dell'Associazione Culturale Maestra Arte Vila di Bruno Mancini, portatrice di importanti contributi in ambito sociale. Ci racconta attraverso i versi le emozioni della vita, tra ricordi che riaffiorano e il presente. Nada Pontini, stimata docente di economia aziendale, ha fatto della poesia uno strumento privilegiato per raccontare l'amore che vince odio e guerra, indifferenza e violenza. L'amore universale che aiuta a vivere anche attraverso dolori e sofferenze. Bruno Mancini ha scritto di Angela, la poetica di Angela Maria Tiberi non è consigliata a coloro che abbiano freddo il cuore e scarso senso per l'amore. Non riuscendo a farla propria, potrebbero ritenere scioccamente che si tratti di utopistiche trasposizioni in versi di ideali obsoleti, senza capire che i veri vecchi sono solo coloro che non sanno più credere all'amore. Sono commossa di questo magnifico giorno, trascorso con voi, e devo dire che ringrazio la Dira e tutto il suo staff e porto i saluti di Michelangelo Antisani, che è venuto a venire il presidente dell'Accademia Internazionale Arte e Cultura, che abbiamo tante delegazioni all'estero, riconosciuto anche l'Accademia della Pace, non solo della regione Campania, ma anche dalla Romania. E devo essere veramente felice perché io vivo per la felicità in questo mondo così perverso, così incomprensibile e così violento, e io voglio essere una voce, una portavoce insieme ai miei amici che sono qui presenti. Milena Petrarca, che Facebook ci ha paragonato, la roccia di Milena, lei è la mia roccia, infatti collaboro con lei, già due libri ho pubblicato, anzi tre pubblicati, con le sue opere. E quindi c'è un libro meraviglioso che poi sarà tradotto in inglese, Gioco d'amore e Sermonita. In quanto amo Sermonita, perché Sermonita è il mio gioiello del lago Pontino. È il gioiello del mio cuore perché lì sono i miei ricordi, dove mi sono sposata e dove ho conosciuto tramite una poesia Dove sei di Domenico Di Stefano, il mio compagno, fondatore dell'associazione Cenacolo della Poesia di Aprilia, che mi ha detto di scrivere e di andare avanti e di portare questo amore verso il prossimo e verso l'umanità. E di non cessare dimenticato, perché lui mi sta facendo tanto, ce l'ho scritto anche sul libro lo stesso. E poi devo portare i ringraziamenti anche da parte del giudice Silvana Pia, che è stato presidente del Tribunale di Rwanda, che ha condannato all'ergastolo un prete che ha fatto una strage nella sua chiesa. E ricondannato anche lui all'ergastolo dalla Corte d'Appello dell'Aia, Corte di Giustizia dell'Aia, anche una donna che ha partecipato alla strage del Ruanda. Quindi porto i saluti, sarebbe venuta, ma non è potuta venire per convegni internazionali. Cosa devo dire? I miei progetti? I miei progetti sono qui a Bu. Io amo Facebook e Facebook non fa altro che elogiarmi. E forse dico, ma sono io quella persona così che mi scrive. Loro mi riconoscono queste virtù, rare, ma non so, io amo il mio prossimo,
L'organizzazione ha assunto allievo col suo libro meraviglioso, Tiro fuori l'anima, è un libro da apprezzare. E sono contenta che lei mi ha seguito insieme a Milena questo progetto Vida. E poi devo ringraziare anche l'architetto storico Ugo De Angelis, che col suo libro dedicato a Santa Maria Goretti porta l'Agropontino a far conoscere a livello internazionale. Quindi cosa devo dire? Io sono felice di questa grande artista. Infatti ieri sera ovunque vado parlo di lei e di noi. Noi dell'Agropontino, perché io amo l'Agropontino. Ma lo amo perché lì c'è la mia natività. In quanto io non ho mai conosciuto mio nonno, Angelo Maria Di Peli, che è morto all'età di 37 anni in Africa. Lui non ha potuto mai avere un fiore da parte della sua famiglia. Mio padre ha pianto perché durante la guerra ha sofferto la fame. Io odio la guerra perché ricordo anche di mio padre e mia zia. È un progetto importante da associare con Paola per il fatto delle api, perché io credo nel futuro. L'umanità deve cambiare cervello, deve cambiare il modo di porsi, come tutta l'energia elettrica. E quindi non fare più l'utilizzo di elementi inquinanti, ma di energia alternativa. Infatti proporrò al momento opportuno un progetto per le api, perché se le api muoiono, muore anche l'umanità. Non dimenticando che le isole Canarie utilizzano la mosca per l'impollinazione. Ma l'ape fa parte della nostra umanità. Quindi l'umanità va difesa con energia alternativa e con altri modi di impostare. Oggi ho qui una persona molto importante, Abu. Abu l'ho conosciuto 3 anni fa su Facebook. Ho avuto tante proposte, anche un po' non piacevoli, ma lui mi ha colpito nel cuore, perché ho detto, comprendimi, io sono una nonna, non intravirmi diversamente perché tu sei musulmano, però perché tu comprendi la donna in maniera diversa con la donna dell'Occidente. E così mi ha aperto questa amicizia. Tramite lui ho conosciuto Dale, che sta qui vicino in Algeria. Poi io conosco il mondo. Ho 5.000 persone, infatti ho aperto il Brasile, il mio libro, cioè la mia poesia è stata pubblicata in portoghese sul giornale Colpidora, un giornale internazionale, l'Argentina con la mia amica, Enrica, che ha portato la soluzione a Tarighieri, a Daniela dell'Australia. Adesso c'è anche una mia amica, la professoressa Danita Ulder, del Guatemala. Quali sono i progetti? Qui c'è l'Egitto. Vorrei far venire vicino a me Abu e il signor Gino, che lo dice, la cadere sta vicino a me. Quindi è una parte di questo mondo. Che cosa devo dire? Io amo la cultura, ma io amo la pace, voglio smettere questa violenza. Lo sento nel profondo del mio cuore. E anche chi non mi comprende, non mi importa niente, perché io vivo per questo mondo, vivo per la pace e per l'amore, e questa è una manifestazione, perché ieri sera anche il signor Gino Di Pietro, che ho detto in italiano, non so come si chiama, e vorrei traduire un attimo, intervenire, e Abu, con Dale, questo significa che l'amore esiste. L'amore in senso lato, senso universale. E cosa devo dire? C'è un progetto, aprire le porte del mondo al dialogo universale, che non esiste odio delle religioni, ma le persone che hanno due volti, il volto del bene e il volto del male. Allora io devo dire che ringrazio il giornalista del Vaticano, che quando una conferenza invece legge la mia poesia, anzi, secondo che sia a Kamikaze, lui mi disse: signora Angela, lei non ha intenzione di scrivere, ma lei è una potenza. Io, una potenza, rispose: sì, lei è la potenza dell'amore. Scriva e balla avanti, non si fermi più finché vive. Lei arriverà anche a parlare con i nemici,
Forse non lo sa. Sinceramente so così, da una chiacchierona del bene. E cosa devo dire? Il 10 dicembre ho un progetto di presentare l'associazione di Flora Cucco, che è la segretaria, l'associazione nazionale delle donne del Mediterraneo, quindi c'è la donna del Mediterraneo, se non c'è del Mediterraneo, a Sermoneta, che Sermoneta è il paese dell'amore per me, perché rappresenta l'amore mio, insomma, ho detto Domenico e Stefano e mio marito. Lì, quindi. Sì, sì. Il l'amore è dedicato con la copertina dell'amore platonico di Milena che ha fatto vedere. E domenica scorsa, tramite il Teo Club, ho fatto anche i saluti di Sole Testa e Dante Ceccarini, abbiamo fatto una mostra cinematografica, perché Sermoneta è la storia dell'arte del cinema. Anche Socchialone è stata lì facendo la Sciociara, Vittorio Gassman, Totò e tutti i grandi. Quindi poi sono tutti artisti, perché anche c'è la famiglia Prodi, artisti della cinematografia. Quindi come location manager c'è l'Arte Attuale che ci invita al suo ristorante. Quindi vi invito. Grazie. E poi altri progetti strada facendo li farò insieme a voi. Rapidamente, rapidamente dobbiamo ringraziare.